Mi chiamo Elena, sono napoletana. Ho denunciato mio padre per percosse e maltrattamenti. Ora ho due figli disabili. Questa è la mia storia. Accominciamo. Ricordo che avevo solo 8 anni, quando subivo le percosse io e mia madre da mio padre, con maltrattamenti psicologici. Ci picchiava. Lei non aveva la forza di reagire e abbiamo subito. All'età di 12 anni ho denunciato mio padre e lì è accominciato il calvario tra tribunali e assistenti sociali. All'età di 18 anni sono stata in tribunale e mentre raccontavo la mia storia, di fronte avevo il mio carnefice, l'uomo che mi ha messo al mondo, l'uomo che doveva proteggermi, l'uomo che più di ogni altro avrebbe dovuto amarmi. E invece era là. Raccontare la mia storia in quell'aula, davanti a tanti, fu per me straziante. Mi ha segnato per tanto tempo. E infatti dopo ho avuto a che fare sempre con uomini, mi sono circondata sempre di uomini che mi maltrattavano allo stesso modo, forse perché quella era la mia zona di comfort, forse perché ero abituata, forse perché pensavo di meritarmelo, forse perché pensavo che se mio padre stesso mi aveva trattato in quel modo, come potevo pretendere che un altro uomo mi potesse trattare meglio? Ogni uomo dovrebbe trattare la propria figlia come una principessa e abituarla a ricevere tale trattamento da ogni uomo. Se questo non esiste, ogni donna pensa di meritare qualsiasi abuso, qualsiasi maltrattamento, perché diventa normale. Riesco fortunatamente a incontrare un uomo. Sembrava un uomo gentile, un uomo dolce, da cui ho avuto due figli. Ero incinta, ma al sesto mese accadde una cosa che mi ha segnato per sempre: distacco di placenta. 3 anni di agonia, 3 anni di dolore, 3 anni in cui sono stata sola a combattere per me e per i miei figli. Mio marito era inesistente, lontano, come se non gli appartenesse, come se non fosse la sua vita. E così mi sono lasciata andare. Ho preso 30 kg, non mi curavo, ero trascurata. Pensavo solo ai miei figli, là, in ospedale. I miei figli sono nati disabili. Dopo qualche tempo, che finalmente li ho portati a casa, ho trovato la forza di lasciare quell'uomo, quell'uomo che non ci voleva, quell'uomo che non accettava che i suoi figli erano perfetti, quell'uomo che non voleva problemi. E così l'ho lasciato. Ho trovato il coraggio, come trovai il coraggio a 12 anni, come trovai il coraggio a 18 anni. Ho trovato il coraggio di essere sola. Ma del resto ero già stata abituata a questo. In questo devo ringraziarlo. Lui mi ha solamente dato la capacità di abituarmi a stare da sola. Come sto ora? Ora sto serena. Piano piano sto cercando di amarmi. Mi occupo dei miei bambini. Ho perso 25 kg. Sto rinascendo. I miei figli sono la mia forza. Sono loro che mi insegnano ogni giorno che la vita è un dono prezioso e che noi genitori siamo i primi a doverli sostenere, a combattere per loro, a difenderli dal mondo. Racconto la mia storia perché molte volte i maltrattamenti iniziano proprio in casa. E per mancanza di coraggio, per omertà, per paura, non si denuncia. Lo so, penserete che sono stata una grande donna, che ho avuto tanto coraggio. Me lo sento dire spesso, anche se inizialmente, ovviamente, sono stata criticata, giudicata da tutti.
perché avevo denunciato mio padre. Ma tutte quelle persone che giudicavano, dove stavano quando lui mi picchiava? In casa, con mia madre. Dove stavano quelle persone che parlano? Quando io subivo, quando piangevo, quando avevo 8 anni. Dove? Basta. Ho detto basta. Tante volte ho detto basta nella mia vita. Ho preso i miei pezzi tante volte, li ho ricomposti. E ho capito una cosa importante, che nessuno ha il diritto di denigrarci, di molestarci, chiunque esso sia. Nessuno ha il diritto di farci sentire niente. Nessuno ha il diritto di farci violenza, chiunque esso sia. Se anche voi state subendo questo, ribellatevi, perché non è giusto. Purtroppo, molte volte i genitori non si scelgono, e i genitori sono umani, possono sbagliare. Il problema è che molte volte sbagliano così tanto da andare a precludere la vita serena dei propri figli, come nel mio caso. Vi auguro di avere la forza che ho avuto io e di trovare la serenità che ora sto ritrovando. Il percorso è lungo, lo so, ma io non mi arrendo e sto ancora qua. Buona vita.